Ci troviamo al Palabigi al termine dell'incontro fra Conad, Reggio Emilia e Mondovì. Mi trovo con Davide Morgese. Davide, è stato un grande rientro dopo qualche mese di stop, e soprattutto contro la prima in classifica avete portato a casa una grande vittoria. Hai detto bene te, una gran vittoria contro la capolista. Sappiamo che chi viene a giocare qua dentro non, per loro non è mai facile. Oggi l'abbiamo dimostrato ancora una volta, preparando la partita molto bene e portandoci a casa questa vittoria, che questi tre punti che sono veramente importanti per l'ottica di rientrare nelle prime quattro, veramente una gran vittoria. Avete fatto due grandi set all'inizio, poi c'è stato un attimo un calo al terzo set. Cos'è successo che non è andato? Beh, loro sicuramente sono venuti fuori, perché se sono primi non sono primi per caso. Però noi siamo stati bravi a riprendere il quarto, anche perché il quarto eravamo sotto di 2-3 punti, siamo stati bravi a tenerli nella fase break. E niente, il terzo è successo un attimino che siamo venuti fuori loro, siamo calati un attimo noi fisicamente forse. Il quarto è andato bene, lì, punto a punto fino alla fine, poi un ace di Fabbro, due grandi servizi di Fabbro ci hanno permesso di vincere la partita. Mi trovo qua con Andrea Ippolito. Andrea, è stata una grande partita contro la prima in classifica, avete portato a casa tre ottimi punti. Beh sì, queste sono le partite belle da giocare, direi. Tutta la settimana l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, siamo arrivati carichi. Già da stamattina ho visto che c'era una bellissima aria in spogliatoio e in campo nell'allenamento di rifinitura, quindi ce la siamo goduta. Eravamo un po' tesi, penso insomma che ci sia, perché insomma erano punti in palio pesanti. È bello, me la sono goduta e come tutti quanti, e abbiamo battuto la capolista bene. Ottimo il servizio, soprattutto anche il fondamentale del muro. Sì, il servizio ci siamo detti da subito che con loro magari dovevamo rischiare qualcosina in più, perché è una squadra che palla in mano, Pistolesi la fa girare bene, attaccanti di altissimo livello, dovevamo rischiare qualcosina. Poi in casa nostra ci sta riuscendo bene quest'anno, quindi ci ha detto bene. Muro, sì, Muro stiamo lavorando tanto in settimana, e oggi ha dato i frutti sperati. E niente, io insomma da oggi, stasera, domani ci vogliamo questa partita, però come diciamo sempre da martedì in campo, perché sono ancora 6 finali da giocare, più l'altra fase, quindi concentrati come stiamo facendo adesso, che va molto molto bene.